Che i residenti di via San Francesco Larena vogliano il servizio di raccolta porta a porta è una certezza. Questa mattina il loro sfogo e la loro rabbia, specie nei confronti dell'amministrazione comunale, è stata più che eloquente. La sospensione del servizio sostituito dalla raccolta differenziata per loro non è una soluzione, ma comporterebbe altre criticità, come quella relativa al randagismo con i cani e gatti che faranno razzia della spazzatura. Tra l'altro dicono anche che la strada, da capire se provinciale o comunale, la sera non è illuminata, con il pericolo sicurezza. Dal canto suo il comune, rappresentato dall'assessore Rosario D'Agata, ha risposto così ai residenti della zona. Non c'è dubbio che per l'istituzione del servizio porta a porta occorre una capillare conoscenza e una pubblicità molto forte. I tempi non ci sono e quindi è chiaro che noi dovremmo continuare con la raccolta dei cassonetti in prossimità per poter andare a risolvere questi problemi. Noi confidiamo nella collaborazione di tutti i cittadini per evitare qualsiasi accumulo di spazzatura che sarebbe dannoso per la città. Eventualmente aumentare la presenza, il numero dei cassonetti potrebbe essere una soluzione. Potrebbe essere una soluzione questa, come anche aumentare i controlli per evitare qualsiasi atto di inciviltà. All'incontro scontro di questa mattina, convocato dalla sesta municipalità, seguirà nei prossimi giorni un consiglio tecnico nella sede della circoscrizione. Ci sono dei rappresentanti dei villaggi che incontrerò fra 10 giorni alla municipalità, perché con loro dobbiamo capire cosa fare, perché il discorso più serio sarà fra una ventina di giorni, perché aumenterà l'utenza, aumenterà la spazzatura e quindi questa non può diventare una discarica, questo è chiaro che non può diventare una discarica a cielo aperto, però l'amministrazione, io penso che su indicazione da sottoscritto, farà in modo di poter rendere un servizio vivibile.